Presente. Abate Domenico. Presente. Chiaraffa Patrizio. Corrente Giulio. Presente. Cristicchia Alessandra. Eccomi. Tucunato Piero. De Iulis Massimiliano. Eccolo. Enrico è uscito appena adesso, mi ha scritto in chat. Tizi Roberto. Presente. Perfetto. Allora Caterina, grazie di tutto. Adesso apriamo il punto relativo all'esame posta, il numero 4. Per quanto riguarda la posta, io mi sono spostata già nella sezione file della piattaforma. Ti volevo chiedere, abbiamo che tu mi sai guidare posta da Allora, io ho creato esaminare? Una cartella nuova dove ho inserito la delibera dell'albo delle associazioni Sì, la sto culturali. vedendo. Ecco, che è quella pronta? sì, me l'ha rinviata la direzione Ottimo. socioeducativa chiedendomi di porla alla vostra attenzione. Se tutto va bene, noi ci sentiamo e loro la predispongono in quella stesura che voi vedete sul file. Dovrebbero aver inserito in rosso le modifiche che abbiamo richiesto. Allora, io devo vedere deliberazione prima di tutto il testo. Sì, Questo è l'esame posta, no? Per cui noi adesso stiamo esaminando la posta. certo. Ok. Vediamo, ci sto provando. Sì, una cosa Alessandra, scusa, forse diciamo anche per il futuro, se è possibile, ovviamente non voglio competere il lavoro a nessuno, però nelle prossime volte, se è possibile, caricare i file in versione PDF invece che Word, perché Word sono più difficili da visualizzare, soprattutto chi ha cellulare. Ma Io tu stai adesso chiedendo a me o a Caterina? Io a Caterina o chi si occupa di caricare i non ho file. sentito, Roberto, scusami, non riesco a sentire bene l'audio, il tuo audio. Si è disattivato. Sì. Eccomi, eccomi. Eccoti. No, non avevo Sì, sentito bene cosa mi ha dicevo detto. Caterina, se è possibile dalle prossime volte, se è possibile, se non è un carico di lavoro, io non solo se è possibile caricare i file in versione PDF, perché in versione Word o OTT spesso si hanno dei problemi visualizzati. Allora, guarda, purtroppo io però dall'ufficio non ho questa funzione di trasformare i file, lo posso fare da casa, eventualmente se mi arrivano quando sono in smart working riesco a farlo, perché dal mio No, ma PC in realtà. anche chiedendo magari a, in questo caso, la direzione socio-educativa che le ha Ah, ma forse trasmesse. loro l'hanno messa in questo formato perché se c'erano ulteriori modifiche da apportare le potevate fare, capito? Va Perché bene, questa io non è la guarda Caterina, mia. diciamo più che non è una richiesta, è una preghiera, No, no. se è possibile, Sì, perché è un po' più facile certo. visualizzare. Sì, penso che però l'abbiano fatto proprio per dare la possibilità eventualmente di fare ulteriori modifiche, credo, insomma. Allora, io sicuramente il testo della delibera l'ho guardato e va bene perché hanno tenuto conto del fatto che i proponenti siamo noi. Esatto. Basta, quindi va bene. Adesso C'era una piccola condiziona. modifica all'interno, credo. C'era un inserimento, come sempre, Delle date di commissione in cui abbiamo proposto di fare delle esatto. integrazioni. Devo dire la verità, non le capisco, nel senso che secondo me, essendo un lavoro istruttorio, si poteva anche omettere, ma non è compito mio, la delibera la fanno loro, per cui per me va bene così, cioè non c'è problema. L'importante è che le cose che avete chiesto sono state tutte rispettate, questo chiedevano insomma Sì. di verificare. Va Invece bene. la parte regolamento non vedo niente evidenziato in rosso, la parte allegato, No, se tu mi aiuti può essere che sei più veloce, io sto aprendo l'allegato 1, tu apri l'allegato 2, se vedi cose in rosso ce lo perché diciamo. noi abbiamo chiesto, cioè la Commissione ha chiesto solo la modifica del corpo della delibera in Ok, realtà. Loro hanno bene, mandato perfetto. tutto, va bene? Per farvi vedere così D'accordo, come viene va bene. confezionata. Quindi E la dobbiamo mettere in aspettiamo perché votazione. loro ora la protocolleranno e quindi arriverà Ah, in formato ufficiale, va bene? Io poi aspetta, la fammi carico capire una sul cosa.
Adesso questa era uno scrupolo in più, è così? Esatto, esatto. Vabbè, allora non devo fare niente, perché ti no, spiego, no, Caterina. Nulla, nulla. Solo dare l'ok, tutto è posto. Sto leggendo la posta, quindi come posta io che cosa devo dire? Abbiamo esaminato e mettiamo agli atti o mettiamo in evidenza? No, perché tanto quella è solo, dopo io la tolgo, nel senso che adesso ci sentiamo con la direzione socioeducativa e comunichiamo che la delibera, la commissione l'ha esaminata, la bozza di delibera va bene, quindi loro ora la produrranno nel formato finale, protocollata, firmata, capito? Ok, quindi adesso io che cosa faccio? Devo dire atti? Sì, diciamo che noi abbiamo visto, okay. Nemmeno, perché ora io la tolgo dal canale, era solo per farvela vedere, se fossimo stati in presenza ve l'avrei portata. Allora, probabilmente Caterina dovevamo farla nelle varie, dimmi che cosa devo fare, io mi faccio vedere. La stessa cosa, perché nell'esame vostro abbiamo visto questa bozza, ecco. Ok, va bene, quindi noi adesso nell'esame vostro abbiamo visto la bozza. Sì, lo sto scrivendo, ho scannato la bozza. Oh. Ok, della delibera, albo associazioni esatto. Culturali, ti aiuto. E diamo mandato, ecco questo magari lo diciamo, la commissione ha mandato alla direzione socioeducativa di procedere con l'ufficializzazione dell'atto, ok? Va bene? Non so se vi siete mutati o se sono io che non sento più. Mi sentite? Eh sì, dico, allora scriviamo questo, che la commissione ha visionato la bozza di delibera albo associazioni culturali ed ha mandato alla DSE di procedere con l'ufficializzazione dell'atto per calendarizzarlo nella prossima seduta utile. Va bene? Va bene. Poi, allora, adesso ritorniamo... Dove eravamo? Post corrispondenza devo aprire? Allora guardo subito, mi io apro corrispondenza su questo team, credo. Sì, brava, aiutami un attimo. Sì, perché sennò così non riesco. Aspettate perché è di una lentezza. Eccoci, allora. Io non vedo. Mi sembra non ci sia nulla, però controllo. Sì, fuori non c'è nulla. Dentro corrispondenza vedo cose del passato. No, no, non c'è nulla, perché in genere, a parte questa cosa che l'ho messa in una cartella specifica per il motivo che vi ho appena detto, che non è un atto ufficiale, no, non c'è nulla di nuovo. Ai ai ai. Va bene, Caterina, grazie. Allora, a questo punto, c'è qualcuno che vuole dire qualche cosa nelle varie ed eventuali? Eccomi. Allora, vista la seduta, abbiamo trattato, esaurito tutti i punti all'ordine del giorno, io direi che a questo punto la seduta è chiusa. Va bene. Senti. Scusa Ale. Buona giornata a tutti. Non riuscivo a smutarmi. No, volevo dire una cosa. Ale, eccolo. No, se è chiusa non la dico, perché non riuscivo a smutarmi. Caterina. Non lo so. Se no la dica a te, non rimane agli altri, non lo so. Se ci sono ancora tutti i consiglieri, non c'è un problema. Ah, ok. Guarda, no, volevo dire, Ale, siccome ci sono chiuse da poco, se non ricordo male, da un pochino, insomma, le iscrizioni a Nidia, alle materne, eccetera, eccetera, potremmo anche, diciamo, senza fretta, non è che bisogna fare la prossima settimana, però potremmo anche fare un'analisi dei dati per vedere sempre come si sta evolvendo la situazione sul nostro municipio, cioè dove si cresce, dove si diminuisce, eventualmente se ci sono delle criticità. Quindi con calma, se la mettiamo all'ordine del giorno, possiamo fare questa analisi. Mettiamo, dimmi tu, esame situazione... Visto che si sono chiuse le iscrizioni, ormai noi iscrizioni? Sappiamo
cioè laddove noi dobbiamo andare a cercare dove eventualmente mancano dei posti, dove ce ne sono in più, cioè capire, analizzare, fotografare, ecco, fotografare la situazione attuale e farci dire dagli uffici se eventualmente ci sono delle criticità in alcune zone. Che mi hai detto? Situazioni, iscrizioni, sì. Scuole materne. Ok. Perfetto, municipio 9. Ok. Allora, esame di situazione, iscrizioni, scuole materne ed eventuali criticità? Sì, quello lo analizziamo insieme con gli uffici, poi ci diranno loro se ci sono o non ci sono. Va bene. Ok, verbalizzato? Sì. Grazie Caterina. Va bene, la seduta era chiusa, la chiudiamo adesso ufficialmente. Dobbiamo anche venire incontro ai problemi di tecnologia. Stamattina gli abbiamo dedicato 45 minuti. Mamma mia. Sembrava il minimo. E poi dopo è arrivata la dichiarazione della Cettina, me l'ha mandata dopo proprio lei. Quindi diciamo che forse, non so se c'era un errore... Magari lei aveva digitato. Aspettate, ah no, chiudo la registrazione, però scusate. Sì, sì, sì. Ecco. E dicevo, non so se poi.